Ancora altri acrobati in azione ad Arezzo. L'ultimo colpo è stato messo a segno nella tarda serata dello scorso sabato. Ci troviamo in via Mincio, nel quartiere di Saione. I banditi si sono introdotti all'interno di un appartamento al primo piano, si sono arrampicati sino alla finestra che dà sulla terrazza e poi hanno forzato la serratura con un cacciavite. Hanno fatto razzia di gioielli preziosi ed altri oggetti di valore, poi la fuga con un bottino da circa 10.000 euro. Questa è una zona un po', insomma, un po' poco controllata. Portano via tutto, portano via anche la roba qui che trovano nelle macchine. Ladrinazione anche in via Ombrone. In questo caso una banda di malviventi si è introdotta all'interno di un appartamento al quarto piano della palazzina alle mie spalle. Ci troviamo sempre nel quartiere di Saione. Il furto è stato messo a segno lo scorso venerdì mattina in pieno giorno. A fare l'amara scoperta la proprietaria una volta rientrata. L'appartamento era infatti completamente sottosopra. I banditi avevano aperto e rovesciato cassetti, svuotato armadi e scatole sopra il pavimento. Anche in questo caso la banda si è data alla fuga con un bottino fatto di gioielli in oro, bigiotteria e denaro trovato all'interno di un salvadanaio. Si ha paura un po' di tutto. Quello di cui si ha paura oggigiorno. Io ho i genitori anziani, quindi mi raccomando che non aprano a nessuno, che non facciano entrare nessuno, che se suonano chiedano prima al citofono chi è e che comunque non aprano a nessuno appena che non mi chiamino prima. Si ha paura un po' di tutto. I banditi sarebbero entrati dal portone principale, adesso sono al vaglio degli investigatori le immagini del circuito di telecamere di videosorveglianza presenti nel palazzo.